Buongiorno a tutti da Giampaolo Alparone. Andando a guardare la narrativa contemporanea sudamericana, segnatamente argentina, si trovano delle cose meravigliose. Tra queste cose meravigliose, sicuramente i libri di Samantha Schweblin. Samantha Schweblin è una scrittrice, nonostante il cognome che suona tedesco, una scrittrice argentina, una giovane scrittrice argentina nata nel 78 e molto riconosciuta sia in patria sia internazionalmente, molto premiata. Il libro che vi propongo oggi è il suo ultimo, Sette case vuote, edito da Sur, magnificamente tradotto da Maria Nicola. La Schweblin scrive romanzi. Ma scrive anche e soprattutto raccolte di racconti. Non sono molti i suoi libri, non è una scrittrice così prolifica. E questo suo ultimo, Sette case vuote, è appunto una raccolta di racconti. Dunque, prima di tutto lo stile di Samantha Schweblin è lo stile molto asciutto, molto direi anglosassone, privo di retorica, molto breve, un po' alla Carver. Sono delle caratteristiche che si accoppiano molto bene con gli argomenti trattati, perché gli argomenti trattati, a differenza dello stile, non sono semplici per niente, sono argomenti complessi e sono argomenti drammatici, perché la Schweblin, ci racconta in qualche modo l'invisibile, l'inconscio, il surreale, partendo dalla sensazione che la realtà fattuale delle cose venga espressa e superata dal surreale. E il surreale è un modo per raccontare il mondo interiore dei protagonisti delle sue storie. E così Sette case vuote racconta sette racconti diversi, sono sette racconti diversi, dove ogni volta la casa gioca il ruolo dell'ambientazione in cui questi racconti surreali, questi racconti straordinari sono ambientati. E sono sempre dei racconti che sottendono un mistero. E si tratta di un mistero intimo, di un mistero personale, di cui alla fine ovviamente non viene mai svelato esplicitamente il senso, e forse non c'è nemmeno un senso univoco al mistero che ogni volta viene rappresentato nella persona del protagonista del racconto. Il tutto, come dicevo, raccontato in modo molto semplice, molto misurato, molto stringato, molto breve. Ne cito uno, sono tutti racconti veramente meravigliosi, straordinari, ne cito uno soltanto che è quello di apertura e ci sono due donne, una figlia e una madre, la figlia accompagna sempre la madre in giro, che ha questa mania, questa ossessione di andare nelle case altrui, di intrufolarsi nelle case altrui per rubarne l'atmosfera e qualche volta per rubarne proprio degli oggetti, appropriarsene e portarli a casa. E a ben pensarci, questo racconto dice molto, in un certo senso, di alcuni, se non di molti, dei rapporti, umani, che troviamo in giro, che ci sono nel mondo. La caratteristica, il filo rosso che tiene insieme tutti questi racconti di Samantha, Schweblin, e la rappresentazione di una crepa, o meglio delle crepe all'interno di quello che è un racconto di normalità,
crepe, che crepe rispetto a una situazione di normalità, crepe che caratterizzano e che descrivono l'essenza del personaggio che viene messo in scena. Ecco, la capacità di Samantha Schweblin è proprio quella di andare a scovare e di saper descrivere così bene queste crepe all'interno della normalità. Per chi ne ha voglia, buona lettura. Ciao a tutti.